Ah, gli open world. Esiste un genere che ti mette più senso di libertà e più voglia di esplorare degli open world? Ricordo quando ero piccino e giocavo a GTA 2, ed immaginavo come sarebbe potuto essere fantastico un gioco del genere, ma in tre dimensioni. E quando qualche anno più tardi giocai GTA 3, rimasi di sasso. Non potevo credere che i miei sogni fossero stati esauditi. La cosa che più mi chiedevo, però, era: ma se in un mondo bidimensionale puoi orientare il giocatore con delle frecce, come fai a fargli capire dove deve andare se trasponi il mondo in tre dimensioni? La soluzione inizialmente mi sembrò brillante, e cioè mettere una mini mappa, astratta, con vista dall'alto, che ti aiuta ad orientarti. Il punto è che negli anni i videogiochi sono diventati sempre più complessi e le minimappe hanno iniziato ad avere sempre più icone. E qui purtroppo però iniziano i problemi, o meglio, non so se questo è un problema anche per voi, però per me lo è senz'altro. Al giorno d'oggi le minimappe sono così precise, così piene di icone e così efficaci che io passo più tempo a guardare la minimappa che non a guardare lo schermo. Facciamo un esempio, diciamo che devo raggiungere un posto in GTA 5, va bene? Metto il GPS, poi io sto costantemente a guardare un angolo dello schermo, senza godermi il fantastico mondo di gioco. O per dire, quando devo scappare dalla polizia. È così efficace guardare la minimappa, perché sono visualizzati iconi visivi della polizia, che non guardo il gioco vero e proprio. Intendiamoci, qui vi sto mostrando GTA, però è un problema che ho in tanti altri giochi, cioè tutti in quei videogiochi in cui la minimappa è super precisa. Ovviamente voi potreste dirmi, ma scusa Dadobux, se ti dà così tanto fastidio, disattivala, no? E lo faccio. Il punto è che questi videogiochi sono pensati per essere giocati con la minimappa, e senza di essa, semplicemente non so dove devo andare. Nel corso di questo video voglio parlarvi di quattro possibili soluzioni che ho riscontrato negli anni in altri videogiochi che apprezzo molto. Intendiamoci, non sono delle soluzioni migliori o peggiori della minimappa, ma semplicemente che io apprezzo di più. Ovviamente vi chiedo fin da ora di farmi sapere nei commenti se anche voi avete il mio stesso problema o se voi preferite magari la minimappa alle soluzioni che sto per esporvi. Prima di buttarci nel cuore del video vi ricordo ovviamente come sempre di passare in descrizione dove troverete il link d'affiliazione Instant Gaming per chiavi di gioco a prezzo scontato. In quarta posizione in questa mia scala di preferenze metto la bussola. Concettualmente molto simile alla minimappa, ma personalmente la trovo meno invasiva. D'altronde mi indica semplicemente quello che voglio sapere, la direzione verso dove devo andare. Poi la strada la cerco io, guardando il mondo, osservando ciò che mi circonda, però almeno so verso dove si trova l'obiettivo e questo aiuta molto l'esplorazione. La bussola, insomma, contiene le informazioni essenziali e non occupa troppa porzione di schermo. Insomma, non è la soluzione che preferisco di più, ma la trovo più accettabile rispetto alla minimappa. In terza posizione metto gli indicatori fluttuanti. Sono in realtà più invasivi rispetto alla bussola, perché sporcano il campo visivo del giocatore, ma li reputo più efficaci in quanto ti danno un'informazione in più rispetto alla bussola, e cioè l'altezza al quale si trova l'obiettivo. Capita infatti che nella bussola non ho idea, ad esempio, se una caverna sia alla base di una montagna o sulla cima, perché appunto dalla bussola non traspare l'altezza. L'indicatore fluttuante invece questa informazione te la fornisce. Neanche questa è una soluzione brillante, però la preferisco a minimappe e bussole. In seconda posizione metto gli indicatori contestualizzati. Per esempio, in Shadow of the Colossus, se volete sapere dove si trova il prossimo colosso da abbattere, basta che premiate un tasto. Il protagonista isserà la spada in cielo che proietterà una luce verso il nostro prossimo obiettivo. Se ci pensate è esattamente come una bussola o come un indicatore fluttuante, ma è contestualizzato nel gioco. Molto più elegante, ed onestamente questa è una delle soluzioni che preferisco di più. Un altro esempio è il vento in Ghost of Tsushima. Per sapere dove si trova il nostro obiettivo, basta guardare verso dove si increspano i fili d'erba o verso dove volano le foglie degli alberi. Il vento ti indica la via. Poetico ed efficace. Peraltro contestualizzato, in quanto il Giappone respinse l'invasione mongola, storicamente, grazie ad un vento provvidenziale che spazzò via la flotta nemica.
tale vento prese il nome proprio di kamikaze, cioè letteralmente vento divino. Insomma, in Ghost of Tsushima tale vento divino aiuta il protagonista a trovare la strada. Insomma, poi ogni titolo va a declinare questa formula in maniera differente, però in generale ogni titolo che offre un modo contestualizzato nel gioco per orientarsi lo preferisco. In prima posizione metto i punti di riferimento visivi. Come avrete capito, mi piace giocare con meno HUD possibile a schermo ed è per questa motivazione che amo quei videogiochi che hanno un mondo costruito a tavolino dagli sviluppatori per permetterti di orientarti semplicemente fissando dei punti di riferimento visivi. L'esempio per me più calzante è Gothic 1 e 2. Mi rendo conto che sono dei giochi molto vecchi e anche molto di nicchia, però per me hanno due dei migliori world building della storia del videogioco. In Gothic ti orienti semplicemente chiedendo informazioni agli NPC, che ti indicano la direzione dandoti dei punti di riferimento chiari. Cioè, ragazzi, vi assicuro che non è possibile sbagliare. Ora, sembrerà banale forse, però vi assicuro che questa cosa non è possibile farla in tutti i giochi, perché il gioco deve essere predisposto, cioè deve avere un level design fatto apposta. Infatti mi vengono in mente pochi esempi di giochi fatti così, cioè giochi in cui puoi imparare la mappa a memoria. Oltre a Gothic mi vengono in mente i Souls, nei quali però, bisogna dirlo, è più complesso orientarsi, perché hanno delle mappe che non sono degli open world, sono delle mappe grandi, ma sono molto complesse, quindi bisogna essere esperti per orientarsi, però in generale le apprezzo molto. Ed ovviamente Breath of the Wild, che reputo il punto più alto di world building negli open world. In Zelda hai dei punti di riferimento chiari, visibili sempre in ogni parte della mappa, che ti aiutano a capire verso dove stai andando. Anche in Zelda in realtà è presente la minimappa, ma credo che sia l'unico gioco che funziona meglio disattivandola che con essa attiva. I punti di riferimento visivi li adoro perché permettono di focalizzare la nostra attenzione totalmente sul mondo di gioco che ci circonda e ci permettono di imparare meglio le varie strade e i vari percorsi, perché la strada la troviamo da soli. E a voi, quali sono i sistemi di orientamento che piacciono di più? Preferite la minimappa o le altre soluzioni che ho descritto in questo video? Fatemelo sapere in un commento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do chiaramente appuntamento al prossimo video.